all'improvviso, nel silenzio, l'ululato del grande maestro. Oggi agli Imperatori della Techno abbiamo ospite Lady Brian. Ciao Brian! Ciao a tutti ragazzi e ben sintonizzati. È grande Brian. Allora, intanto dobbiamo decidere se fare tutta l'intervista in Chioggiotto o no. Beh, in Chioggiotto sarebbe il massimo, perché sai che mi batte il cuore quando parliamo di Chioggia. Infatti già quando ti ho visto nell'intervista già volevo ridere, però manchiamo un po' di professionalità. Cioè, Brian, io l'avevo già accennato l'altra volta, quando abbiamo intervistato Igor e anche Luca Antolini, che praticamente io nel primo locale vero e proprio dove sono andato come cliente, c'era Marco Baxo resident, era il party club di Portoviro, quindi Marco Baxo era più o meno resident, e ospiti nella sala principale, nella main room, tu e Igor e Marco Cordi, nella sala quella diciamo techno Luca Antolini. Adesso faccio programmi con tutti quanti questi, fantastico. si è realizzato un sogno, cioè davvero io sono felicissimo. Comunque adesso sei al Lago delle Fate, giusto? Sì, ora mi trovo qui al Lago delle Fate, una giornata meravigliosa, e questa mattina è capitato che abbiamo dei bambini che sono venuti a fare un percorso di fattoria didattica, infatti mi sono spostato all'interno, volevo mantenere il panorama esterno, però ho avuto questa necessità. Ma vai anche a fare tipo un po' da docente tu ogni tanto, cioè ti metti dentro? Assolutamente sì, sono appena stato nella Valle delle Farfalle, nel Boschetto delle Api. Ragazzi, ci rendiamo conto, per i ragazzini, i bambini, questi qua che stanno crescendo, c'è il professor Lady Brian che insegna, è una roba fantastica. Certo, sì. Comunque, allora, oggi in questa intervista io in realtà ho l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli argomenti di cui parlare con te. Con Igor, che è un po' un tuo compagno quasi di vita per quanto riguarda il mondo lavorativo e non solo, abbiamo parlato di come vi siete conosciuti, come avete cominciato assieme. Lui mi ha raccontato che praticamente voi prima siete diventati amici e poi avete cominciato a lavorare assieme. Quindi ti chiedo, tu invece quando hai cominciato a lavorare? Quando hai cominciato a fare questo mestiere? Ma pensati, io sono diplomato odontotecnico, ma già quando la passione per il clubbing e per la musica, diciamo che era stata abbastanza innata dentro di me, e quindi sì, da quando ero ragazzino, da quando avevo 14-15 anni, già bazzicavo in questi locali e cominciava ad uscire la prima musica techno, tecnologicamente avanzata. Ho cominciato quando facevo la maturità, quindi attorno ai 20 anni, proprio come professionista, perché ricordo che appena finita la scuola già mi mantenevo come vocalist, e quindi stiamo parlando di fine anni 90, sarà stato il 97-98, dove ho cominciato le mie prime esperienze nelle domeniche pomeriggio. Si parla di Niagara, One di Fonte, e poi subito lo Star Game, che all'epoca era a Campagna Lupia, poi ci siamo spostati ad Olo, e poi ho cominciato, diciamo, sono stato battezzato come vocalist, e ho cominciato ad essere riconosciuto tale alla discoteca KS di Postioma Treviso, dove facevo praticamente l'invernale a KS e l'excess di Jesolo Lido, la storica pineta di Jesolo Lido, dove c'era questo locale. Quindi per 2 anni ho fatto questa intermittenza: KS inverno, excess estate. Poi da lì, diciamo che si è aperta tutta la mia carriera, perché sono cominciate ad arrivare tutte le richieste. Di conseguenza è partita l'Area City, è partita l'Aida, è partito il Movida, sono partiti tutti quei locali che hanno lasciato un segno indelebile, diciamo, nella nightclub italiana, perché sono dei locali che rimarranno di riferimento per tutta la vita. Per farvi un esempio, ad oggi, diciamo, di mostri sacri di cui sto parlando, cioè quei locali che ogni settimana propongono lo stesso genere musicale, e nel mio contesto stiamo parlando di musica techno, sono rimasti veramente in poco. Potrei citarvi il Cocorico, potrei citarvi il TNT Kama Sutra, mentre gran parte degli altri locali sono diventati dei
contenitori dove ogni sabato si ruotano dei format diversi. Può essere una serata techno, può essere una serata reggaeton, può essere una serata anni 80, può essere una serata anni 90. Diciamo che sono dei contenitori dove delle organizzazioni vanno a presentare dei format. Però all'epoca, quando io ho cominciato come professionista, c'erano questi templi sacri dove ogni sabato sera si creava una vera e propria tribù, perché c'era sempre quel genere musicale e, a cosa ancora più importante, io ero resident in quei locali, mentre adesso sono un guest e giro ogni sabato, sono in un posto diverso. In quei periodi lì ero ogni sabato lì, quindi si creava una vera filosofia tra gli artisti, gli special guest, il pubblico. È per quello che è entrato nei memoriali, nei ricordi, nei cuori delle persone. Certo, certo. Ma poi tu, secondo me, hai una grande responsabilità, perché sei uno dei vocalist, non solo vocalist, sappiamo che sei anche DJ, però sei uno di quelli che ha trasformato il lavoro del vocalist da animatore a narratore, cioè hai dato poesia a questo mestiere, che non è una cosa semplice. Cioè, secondo me ci sono due scuole di vocalist. C'è l'animatore, l'intrattenitore, quello che gioca con quello che magari quello che è vestito strano in mezzo alla pista, che fa le battute ai baristi, eccetera, che è comunque un modo di fare vocalist. E poi c'è il vocalist che invece racconta una storia, ti fa fare un viaggio, ci mette della poesia, fa delle citazioni. Tu sei quel tipo di vocalist che è quello con cui sono cresciuto io. Cioè, io mi sono molto emozionato grazie ai vocalist e grazie a te, che sei stato secondo me un pioniere. Tu invece da chi hai preso spunto per diventare Lady Brian come, diciamo, artista, non solo come vocalist nel senso pratico del termine? Sì, come hai detto tu, facciamo una distinzione: ci sono i vocalist e ci sono gli animatori. Diciamo che il vocalist, inteso come sono io, è quel vocalist che nell'arco della serata riesce a prendere il proprio pubblico e a portarlo dove vuole, ma soprattutto riesce a farlo emozionare, e questa è la cosa principale, perché le persone hanno bisogno di emozioni, che sia attraverso la parola o attraverso la musica. Quando tu hai fatto emozionare il tuo pubblico, diciamo che hai fatto in maniera egregia il tuo lavoro. E quando io ho cominciato negli anni 90, era appena scoppiata questa moda, diciamo, che poi tanto moda non è, perché se è durata per decenni vuol dire che qualcosa di più c'è. E diciamo che i pionieri in quel momento del vocalist erano Franchino, Roberto Francesconi, MC Merlino, Tony Bruno. Io, diciamo, ero piccolino e ho passato la mia gioventù ad ascoltare e analizzare questi artisti, da cui poi ho tratto quello che più mi piaceva, e sono riuscito piano piano, sperimentando molto, impegnandomi molto, a riuscire a imporre il mio genere, cioè ad essere originale, perché non c'è cosa più brutta di essere una, diciamo, un'imitazione di un'altra persona. Io ho preso spunto da tutti quanti, però poi ho creato, diciamo, il mio format, il mio genere di gestire una serata. Cioè, infatti, la cosa bella di riuscire appunto a trovare una tua identità artistica come vocalist è che io, e ci sono ancora su YouTube, mi ascoltavo le registrazioni delle discoteche dove ancora c'è Lady Brian live al tot locale, posto. Cioè, erano così belle le serate con il vocalist che creava questa atmosfera, che poi venivano registrate e ripubblicate su YouTube e facevano migliaia e migliaia di visualizzazioni, una cosa che adesso non c'è più in assoluto, non si fa più. Diciamo, sì, Andrea, a parte che erano veramente molto impegnative, perché come avrete visto, quelle registrazioni erano delle registrazioni che partivano tipo alla mezzanotte, l'una al massimo, arrivavano alle 5-6 del mattino, quindi sì. Figurati per noi artisti, comunque
lavorare continuamente, perché tu senti non c'è mai uno stacco, lavoriamo continuamente 4-5 ore. Diciamo che questa cosa la fai soltanto se l'ami e se hai una grande carisma, un grande enfasi, altrimenti non ci riesci. E infatti è ragion per cui queste sono diventate proprio delle pietre miliari, che c'è una ricerca pazzesca, perché poi queste cose si sono passate dalla cassetta. Ricordiamo anche nell'arco della storia come sono cambiati proprio i supporti per ascoltare la musica, quindi qui parliamo di cassette, cioè delle cassette, poi dalle cassette si sono passati al CD, tralasciando il vinile, che era praticamente il mezzo con cui i DJ in quel periodo suonavano, perché si suonava soltanto con i dischi. E qual è il problema? Che oggi si è arrivati all'MP3. L'MP3 non è un supporto che si tiene tra le mani si custodisce, ha una copertina, ha un ricordo. Diciamo, l'MP3 è diventato volatile, così veloce, gira durante le applicazioni, gira nel web, e di conseguenza la musica ha un consumo molto molto più veloce di quello che era una volta. Per ipotesi, io che sono un appassionato di Pink Floyd, ho tutti i miei CD che li tengo con molta cura, ogni tanto mi piace aprirli, guardare i testi, cosa che diciamo che si è persa un po' con l'MP3. Sì, sì, perché avere la forma fisica di quell'amore, di quel trasporto, lo rende molto più reale, più tangibile. Cioè... E infatti una cosa bella, magari su queste registrazioni a volte si sente proprio anche il fruscio, sì, del vinile, sì, che creava il vinile, oppure la puntina che poteva saltare in qualche determinato momento. Quindi era proprio il bello del live, cosa che adesso con le nuove tecnologie, vuoi CDJ, vuoi i vari software, Traktor, così, diciamo che la musica si è un po' standardizzata, ma io sono un romantico, perché sono un amante del vinile, però diciamo che l'evoluzione tecnologica c'è e c'è sempre stata, e comunque il pubblico che balla ormai... è focalizzato sulla selezione di musica, cioè sulla tipologia di dischi che tu suoni e in che modo riesci a metterli. Non guarda più se tu sei bravo a mixare, come a mettere a tempo il vinile, no, non gli interessa, lui interessa il prodotto finale. Sì. Comunque è sempre bello sentirti parlare di queste cose, perché è una cosa che poi si percepisce anche se voi andate una serata con Lady Brian, dove stai suonando o comunque stai facendo il vocalist, e riuscite a beccarlo, a fermarlo, a parlarci. Brian parla esattamente così, cioè è un trasporto viscerale che hai praticamente anche con l'ultimo che è arrivato, che ti stava ascoltando sotto la console. Cioè, gli parli della musica come se davvero fosse la prima volta. È una cosa unica. Sì, questo è il saper coinvolgere il pubblico, diciamo, che è una delle cose che mi riesce meglio, diciamo, quella di riuscire a creare una storia durante il set, cioè come ti dicevo all'inizio, di riuscire a prenderli e portarli dove vuoi attraverso le emozioni. E anche, diciamo, se una persona del pubblico non mi conosce o non conosce la musica di Egoless, viene catturata da questa energia che noi mettiamo durante i set. Adesso poi, vabbè, stiamo parlando del tuo lavoro, e quindi abbiamo parlato del fatto che sei DJ, che sei vocalist, che hai che stai gestendo, hai creato il Lago delle Fate, che è un posto bellissimo dove tra l'altro vi consiglio di andare, e in più sei sempre stato anche un producer, artista come cantante. Hai fatto tantissime canzoni, una l'abbiamo suonata tantissimo qua in radio, che era Bengala, una delle più recenti, insomma, che ricordiamo. Progetti in cantiere, su cosa stai lavorando adesso? Ma progetti in cantiere ce ne sono sempre tantissimi. Diciamo che adesso uno degli slogan che un po' tutti i vocalist hanno ripreso è: non c'è nessuno che batte le mani, e che però bisogna saperlo dire nel momento giusto e nel
nel contesto giusto, assieme al nostro caro DJ Maxwell abbiamo appena confezionato questo prodotto che dovrebbe uscire, diciamo, a breve per l'estate, dovrebbe essere un tormentone estivo. Per quanto riguarda invece il follow up di Bengala, con Muva siamo sempre al lavoro, alla ricerca di nuovi progetti. Magari ci manca più il tempo, però sicuramente quando arriverà la stagione invernale saremo un po' più tranquilli, ci richiuderemo in studio, visto che comunque abbiamo già buttato giù molte idee. Ho le pupille bordeaux perché non dormo da un po'. Questa, alza le mani. Questa è stata una frasetta di un pezzo che stiamo buttando giù con il caro Muva. Comunque, hai detto una roba che volevo chiederti, mi stava per sfuggire. Allora, tu sei riuscito a fare così bene il tuo lavoro che poi in tanti, vuoi non vuoi, te l'hanno copiato, nel senso, hanno copiato tanti i tuoi slogan. Ok, il non c'è nessuno che batte le mani, poi vabbè, ce ne sono tantissimi altri, la tribù che balla, i violini. C'è qualcuno di questi tormentoni, uno che hai copiato te, due che ti rompe le balle che ti copino? Beh, diciamo che intanto stiamo parlando di lingua italiana, una tribù che balla, diciamo che è una parte di un testo di Jovanotti, quindi siccome a me piace ascoltare musica a 360 gradi, perché penso che l'intelligenza soggettiva sia quella di ascoltare tutta la musica e rispettarla, soprattutto perché dietro ad ogni produzione c'è un grosso lavoro. E per farti un'ipotesi, io amo molto il rock e non mi piace la trap, ma non per questo dico che la trap è merda, dico a me non piace, però c'è un grosso lavoro e rispetto tutti gli artisti che l'ascoltano e anche tutti gli ascoltatori che la seguono, quindi questa è una forma di intelligenza. Diciamo che io mi faccio catturare, ho questo dono che riesco a catturare degli input un po' ovunque. Vedo una scritta su un cartello pubblicitario che mi appassiona, sento un amico parlare di qualcosa che mi appassiona, ascolto una canzone e traggo una parte di quel testo, poi lo sviluppo e lo faccio mio perché lo inserisco in determinati ambiti, lo faccio volentieri. Invece che mi dà fastidio, non mi dà fastidio niente, mi rende gioia e onore che mi copino, perché vuol dire che faccio la bella cosa. È un po' come tutte le tribute band che sono nate, che copiano i grandi artisti, non mi dà fastidio, anzi vuol dire che sto seminando bene. Basta che lo copino bene, cioè, perché io mi immagino che a una serata dove ospite Lady Brian, insomma arriverà più tardi Lady Brian, prima di te suona il DJ e c'è un altro vocalist e senti il vocalist che ti fa un non c'è nessuno che batte le mani però fatto male. Qual è la reazione che hai? Guarda Andrea, ormai in 25 anni di carriera ho sentito e ho visto cose che di tutti i colori, ho visto da persone super mega professionisti a persone che proprio stanno facendo qualcosa che non gli appartiene, che non è il suo. Di conseguenza, personalmente non mi dà fastidio, penso più che sia un danno per chi l'ha fatto prima di me, che viene poi giudicato magari dal pubblico perché l'ha fatto male o perché non era il momento giusto per farlo. Però personalmente io, cioè, mi piace vivere in pace con me stesso, rispettare tutti quanti, quindi diciamo che queste cose me le lascio scivolare addosso, no? Non ci faccio neanche più caso, mi concentro molto bene nella mia performance e nel cercare di fare divertire, perché la cosa più importante del nostro mestiere, ricordiamocelo, è fare divertire il pubblico che abbiamo davanti. E quando io ho raggiunto questo obiettivo mi sento felice, vado a casa ancora con l'adrenalina in corpo a mille, perché se una serata va storta, io ancora dopo 25 anni soffro, cioè mi interrogo, ma perché? Poi ci sono 100 milioni di variabili che possono incidere in una serata storta. Posso citarti, ultimamente mi è capitata una serata storta in cui
c'era l'impianto che non funzionava, di conseguenza proprio ho deciso di non esibirmi perché avrei dato fastidio al DJ e al pubblico e di conseguenza non mi sono esibito perché non volevo creare un più danno di quello che c'era già durante la serata. Sì, sì, perché dopo, cioè soprattutto a livello di impianto, poi è una costante che rimane, non è che sia un momento in cui hai l'inconveniente che dura 2-3 minuti e poi lo risolvi, così vuol dire avere un problema per tutto il tempo, che quindi effettivamente rende la serata impossibile. Sì. Brian, allora, io capisco perché quando Muva ti ha intervistato avete fatto 40 minuti di intervista, perché ci sono tutte robe interessanti da dire, cioè c'è poco da fare, anche io, cioè adesso sto guardando il tempo, so che siamo lunghi e sto facendo fatica a fermare l'intervista, quindi niente, la faccio così di tronco. Ti sì, ringrazio. No, sono dei bei momenti questi, degli spunti sia per noi e anche per chi ha la nostra stessa passione di ascoltare queste storie o di ascoltare questi consigli per intraprendere quella strada che tutti noi amiamo, perché non passa giorno che non rispondo comunque ai nostri fans che ci chiedono magari su tutti i canali social, visto che adesso hanno anche questa corsia preferenziale su come faccio a diventare vocalist, come faccio a diventare produttore, e io rispondo sempre: ragazzi, una ricetta magica non esiste, perché la musica ha milioni di possibilità. Gli rispondo: tu potresti fare il percorso club come è successo a me, ma tu potresti anche fare una hit, un disco che fa un grosso successo e partire per questo motivo, oppure potresti essere un personaggio stravagante che attira proprio perché è pazzesco. Ci sono tante storie, ognuno deve trovare la propria. Adesso stronchiamo, che brutto, No, ma questo è, guarda, cioè chiudiamo con la massima che è la perfezione, cioè con la massima di Lady Brian. E anzi, Brian, ti ringrazio davvero, ci vediamo presto magari al Lago delle Fate, anche qui in radio o a qualsiasi evento, insomma abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, quindi davvero grazie per il tempo che ci hai dedicato per questa intervista. Grazie a te Andrea, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te e soprattutto dare questi contenuti a quella che è la nostra radio, Radio Peter Pan, sempre nel cuore. Grande, grazie mille, con noi Lady Brian, ciao Brian. Ciao a tutti.